una scuola del territorio legata al territorio, rivolta a tutta l'utenza, dai cittadini al mondo produttivo. Con la realizzazione del nuovo laboratorio bar si completa la dotazione dei laboratori professionali del nuovo CFP, Centro Formazione Professionale di Chioggia, trasferitosi nella nuova sede 3 anni fa, situata all'Isola dell'Unione. Ad inaugurarla la presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto. Presenti anche l'assessore alla formazione, Paolino D'Anna, il direttore dei centri di formazione professionali provinciali, Nicola Boscarato, il sindaco di Chioggia, Giuseppe Casson, e numerosi rappresentanti del mondo economico locale che collaborano con il centro. Dopo gli interventi di ospiti eccellenti che hanno ricostruito il percorso che ha portato alla pianificazione e alla costruzione della nuova sede con attrezzature all'avanguardia, si è provveduto al fatidico taglio del nastro tra gli applausi dei presenti. Sì, è importante perché premia quello che è stato l'investimento che la provincia di Venezia ha messo e ha fatto in tutti questi ultimi 5 anni, dove nel credere che la formazione dei nostri ragazzi presso i centri di formazione costituisca una grande opportunità, oggi è testimoniata dal fatto che chi si iscrive ai nostri centri di formazione riesce ad avere una grande opportunità in termini di risposta al lavoro, e questo viene colto da noi come un risultato all'investimento che è stato fatto. La provincia di Venezia ha 3 centri di formazione, quello di Chioggia è un centro assolutamente importante che ha visto modificarsi la sede in questi ultimi 2 anni per ampliarsi con tecnologia, con strumenti che permettano ad un ragazzo che si iscrive a questo centro di formazione di uscire formato su tutto quello che è il mondo, diciamo, alberghiero, quindi riesce a disossare la carne, come riesce a preparare un dolce, come riesce a preparare una sala per quella che è l'accoglienza. Questo sta a significare che le possibilità che ha poi quando va fuori alla ricerca di lavoro si moltiplicano grazie a questa molteplicità di esperienze che riesce a fare nei nostri corsi. Prima la domanda ai pizzaioli che hanno finito il corso, su quanti hanno già avuto un'offerta di lavoro, la maggior parte di loro ha alzato la mano, e questo credo sia il risultato più grande che noi potevamo ottenere dopo il percorso fatto. Siamo stati gli unici della regione Veneto, l'unica provincia, a credere nei centri di formazione professionale, e noi ne abbiamo mantenuti ben 3, questo di Chioggia, a Marghera e a San Donà di Piave. Noi abbiamo creduto perché crediamo che la formazione è importante e fondamentale per il futuro dei nostri giovani.